La cosa sorprendente di questo sistema di indottrinamento in cui siamo relegati è che una teoria, quale ad esempio quella del complotto delle scie chimiche, che sicuramente apparirà sotto video come questo, è rigettata dai mainstream, mentre altre teorie, ad esempio quella del Big Bang, vengono instillate a scuola fin da piccini ed impartite per il resto della vita come verità. Se ricordate nel video Manipolazione del meteo, documenti governativi del 1952-1972, se non l'avete visto, aprite la pagina web Indice Alfabetico e cercate questa voce, abbiamo letto insieme che il progetto Cirrus è iniziato il 28 febbraio 1947 per la ricerca di studi sulle particelle delle nuvole e la modificazione delle stesse. Nel frattempo, grazie alla IA, hanno già cambiato il nome su Wikipedia, che adesso si chiama Progetto Storm Fury, e anche le date sono modificate, però affermano l'inseminazione delle nuvole. È davanti ai vostri occhi, gente, basta cercare. Sempre nello stesso video vi ho mostrato alcune pagine della General Electric e cerca, cerca, trova, trova. Ho scovato questa pagina della The Daily News del 17 settembre 1947 con l'articolo Distruggere un uragano. E si legge bene che l'esercito, la marina e, attenzione, la General Electric Company collaborano per un esperimento su come fronteggiare l'uragano. Erano i primi esperimenti di inseminazione delle nuvole. E poi ho trovato quest'altro giornale del 3 novembre, sempre del 1947, dove si legge molto bene che cosa hanno fatto con il rilascio del ghiaccio sull'uragano. Il meteorologo dichiara che non ha ottenuto risposta dall'esercito, dai piloti e dai chimici che hanno inseminato col ghiaccio secco l'uragano. Vi riassumo l'articolo. Prima che l'uragano fosse colpito dal ghiaccio, andava ad una velocità di 65 miglia orarie, pari a 104 km, ma dopo che l'aeroplano ha modificato le condizioni meteo, una volta raggiunta l'area di Tortuga a Cuba, è arrivato ad una velocità di 150 miglia orarie, pari ad oltre 240 km orari. Si legge anche che gli scienziati hanno ammesso che l'uragano ha cambiato direzione, spostandosi di oltre 300 km dal suo percorso previsto, colpendo così altre località della Georgia, e gli abitanti non erano stati avvertiti in tempo per prendere le dovute precauzioni. L'articolo chiude scrivendo che il reclamo va fatto agli uomini che hanno inseminato l'uragano col ghiaccio secco. Ma cerca, cerca, trova, trova. Nel 1955, su The Evening Star del 22 dicembre, si legge nuovamente che stanno facendo esperimenti inseminando il ciclone col ghiaccio secco per far cambiare direzione. Poi venite a scrivere che si tratta di teoria del complotto delle scie chimiche. Saltiamo al 2015 e dal sito del pubblico impiego sulla responsabilità dell'ambiente si legge: dipendenti del servizio meteorologico legati da ordini illegali devono tenere il bavaglio. Inoltre, sempre sulla stessa pagina, si legge: il National Weather Service sa che non è etico per i rappresentanti sindacali fornire informazioni critiche dai dipendenti che rappresentano. E potremmo andare avanti ancora, 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 ma vi lascio con questo video del vicepresidente Johnson alla Southwest Texas State University del 1962. Buona visione! Qui poniamo le fondamenta per lo sviluppo di un satellite meteorologico che consentirà all'uomo di determinare lo strato di nubi nel mondo e, in definitiva, di controllare il meteo. E chi controlla il meteo controllerà il mondo. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world.